Spegnete i riflettori al Dallara, andiamo a dormire. Fatela finire. Stringiamo la mano. Vabbè, tavolino 3-0, vabbè. Se mi dicessero, no Ale, finisce 3-3 se si va avanti. No, non voglio vedere più nulla. Non voglio vedere nulla. Bene, dopo una delle gufate mie più grandi della storia del canale, vi invito a lasciare 2000 mi piace se volete avere anche le live reaction durante gli europei. E già che ci siete, ditemi dove arriverà l'Italia a Euro 2024. Però adesso godetevi l'ultima live reaction della Juve della stagione. Buonasera a tutti, belli e brutti. Oggi non siamo più allegri, siamo visionari. Sogniamo un futuro migliore, un futuro dove dovremo ripartire da un nuovo nome. Quel nome è Paolo Montero. Una partita che va rispettata. E perché c'è un fantacalcio? Diluvia a Bologna. Di certo questo non fermerà la festa dei comunisti. No. E qui già la Juve al primo tocco l'abbiamo buttata fuori. 15 secondi. La Juve non dovesse vincere o dovesse soprattutto perdere, Allegriani che tornano prepotentemente sul posto, pronti a criticare. Guarda, lavori! Szczęsny su Miracolò, con la Juve che in un minuto mi ha fatto capire quanti litri di birra si è incanalata. Parata incredibile di Szczęsny, che a chi servisse il suo voto con un'ottica modificatore. Già parte bene, palla dentro, Calafiori! Serve una roba in questo momento. Oggi si tiene questa, ragazzi. Ma com'è che c'ho in testa? C'ho il cadavere di Allegri che aleggia nella Juventus. Di solito le partite della Juve finiscono con pochi gol fatti e pochi gol subiti. Odgaard, Szczęsny, Calafiori al limite dell'area. Ai! Calmo Alessio, calmo. Poteva segnare chiunque, ha segnato lui. 9 minuti dove eravamo imballati dall'alcol che ha visto l'Inter contro il Sassuolo. Doveva essere una live tranquilla. E ha segnato Castro. Greve. La Juve ne fa neanche uno, lo sapevo io. Cioè addirittura in 2-1 erano. Cioè la Juve non vuole arrivare a terza, vi ho capito, vuole arrivare qui. Occhio al terzo gol del Bologna. Szczęsny e poi 3-0. Deposita Odgaard, ma c'è la bandierina alzata. C'è la bandierina quasi alzata. 3 gol in 12 minuti, ragazzi. A me sembra di vedere una squadra non allenata e un'altra tipo che viene da un altro pianeta. Senza Ziggs, eh. Pensa se c'è stava. Ma caliamo la maschera, porco due. Ma io non voglio vedere nulla. Oh, volete fare qualcosa? Bastardo. 1x più multigol 2-4? Avrei detto esattamente questa cosa qui, anch'io. Calafiori esce in grande stile. 3 tocchi, subisce anche fallo. Se entra Ferguson? No, perché dicevo a sto punto. L'avrei schierato pure Zoppo contro questa Juventus per... Bremer, un po' nervosetto, eh. Oh, famo un tiro in porta! Ah, Giundoli, chissà quante te ne stanno a di... Mi sa che ti conviene, ti fai la next gen. Io ti farò Juve anche in Serie B. Lucatelli si autolancia a di... Ma che cazzo fai, ma porco! Io da... Cambiaso salta al Monza. Raga, Montero in panchina. A oltre al risultato, io qualcosina sui gialli me lo sarei giocato della Juve. Ma che sto per... Ma poi io... Ma non tenete la palla per 2 secondi di fila! Chiesa? Ehi? Aiuto! Ma veramente! Grazie, veramente. Sperare in qualcosa di vostro a mio favore è come sperare nella Madonna che venga veramente giù. Devono andare via dal primo all'ultimo, non sono degni. E questo, sai da quando è che lo dicevo? Da quando c'era anche Allegri. Spoiler! Miretti. Dai! Allarga! Lukumi! Oh, Cordoba! Evoluzione, Vlahovic! Sono quadruplicato! Sono spuntati da sotto l'erba! Cazzo! Finito il primo tempo. Ma come, 2 gol? Non dai neanche il recupero! Va bene, cosa fa Bremer? La dà a Danilo. Effettivamente, anche questa è una cosa giusta. Per cambiare gioco, colpisce Odgaard, che gli manda la palla a 2 metri da Gatti. E anche Sondoi arriva con la gamba prima di Gatti. La palla, tra l'altro, di Locatelli è ulteriormente deviata da... Cioè, in 56 secondi abbiamo perso 8 rimpalli, incredibile. E Castro la rimette dentro, che prende il tacco di Dani... Riccardo Calafiori. Primo gol in Serie A. Ma male che era il Napoli quello che faceva svegliare i giocatori che non avevano mai fatto gol. Pierozzi, Calafiori, Castro.
ruota della discordia. Chi farà il terzo gol? Il prossimo gol. Qui dicono che lo farà il Bologna. Chi tra i mille volti? Quella distanza che separa la mia vita dalla gioia. La Juve ha fatto uscire Miretti e Cambiaso per UEA e Alcaraz. Rabiot. Sì. Ancora Rabiot, la conclusione, l'intervento in calcio d'angolo. La parata non è comodissima da parte di... Ambrosini, vai! Pompiamole queste stronzate! Rabiot, bravo Skorupski, che la cerca... Anche Pardo ci si mette! Andrò a dormire e dirò Calafiori, 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 Calafiori... Castro ancora... Arsini, sali! E ancora il 33, col tocco solo... No! È uno spettacolo, basta. Deve vincere il calcio. Deve vincere. Questo come Totti Calafiori. Cucchiaio, spegnete i riflettori al Dallara, andiamo a dormire. Fatela finire. Stringiamo la mano. Basta. Tanto cos'è? Tavolino 3-0, va bene. Noi non abbiamo voglia? Hanno voglia loro? Questo importa. Se mi dicessero, no Ale, finisce 3-3 se si va avanti. No. Non voglio vedere più nulla. La ribaltiamo 3-4. No, no, basta. Indato Ildiz comunque, per Gatti. Sai che ha detto Montero? Io quando ero alla Juve che arrivava in finale di Champions indossavo la 4. Chi è quello con la 4? Si è messo qui, dobbiamo... Ma non ripartì da zero. Allora, come ci si sveglia la mattina? Come ci si mette gli scarpini? Ripartiamo da quelle cose. Dopo un mese passiamoci il pallone e facciamo allenamenti con la palla. Prima impariamo a vivere. Fagioli entra in campo. A sto punto speravo entrasse in un contesto migliore col Monza, perché non bastano i fischi di tutto il Dallara. Fallo uscire, fai una standing ovation. Levalo. Dov'è la maschera? Quella è fondamentale. Oh, l'ha levato! L'ha levato! Ma tanto non verrei mai alla Juve, zio. Perché le cose belle, più le vuoi, più ne hai. Non lo so. La realtà è che bisogna... Gol! ...aprire il match sull'uscita da parte di Lukumi, che non è arrivato in questo finale, per rendere meno amaro lo scenario di Chiesa. Buono? Buono? ...la preferita. E adesso chissà che questo episodio non possa... L'unico juventino che esulta. Non mi interessa, lo so da me. Ce l'abbiamo. Chiesa. Chiesa ancora murato al momento del tiro. È uscito il Cala, divertitevi. Appartenenza e orgoglio, esattamente. Almeno possiamo dire che con il tridente si vedono cose belle. Chiesa? Palla in mezzo? Fagioli e Ildiz in campo insieme. Si vedono già cose interessanti. Andiamo di renderla logica. Milik, saltello. Bel gol di Milik! L'orgoglio! Noi saremo sempre qua se la Juve segnerà. Forza Juve, segna ancora per gli ultra. A sperare, a credere. Dai, dai. Famolo per l'orgoglio del terzo posto. Proviamo a dimostrare qualcosa. Gol, le bet. E qui un altro errore pesante per la conclusione. Oh! Gol! 3-3! 3-3! Che la Nildiz! Gol! Prendiamocelo! Prendiamocelo questo quarto, quinto, che è di posto! Che la Nildiz! Viene giù tutto! Viene giù tutto! Di rabbia, Juventus! Vai! Vai a pascolare, Meuchema! Vai, Paolo Montero! Oggi non lo devo sentire, non le devo sentire quelle persone parlare! Non gli dobbiamo dare una virgola. Tenete solo per l'orgoglio. Tenete per l'orgoglio di Melacente che romperà il cazzo. Mamma mia, fino alla fine, non forza Juve. Fino alla fine il tridente. Impazzisco. Ebischer, JP Ebischer. Ammonito Fagioli. Avrebbe scommesso. Ma UEA, 50 secondi. Le ultime emozioni di una Juve che poi mi lascerà da solo a parlare più di mercato che di... 1-2, incredibile che si chiude tra Chiesa e UEA. 20 secondi alla fine, così in mezzo se la prende Milik. Locatelli! Se entrava Locatelli è angolo e Monini canta lo stesso.
Cremonini canterà lo stesso stasera, anche se dai l'angolo. Cremonini canterà sempre New York, New York è una bellezza d'amore ugualmente. Era angolo netto, ma come hai fatto a non vederlo? Non l'ha toccata il carazzo. Là. Finisce qui. New York, New York, è una promessa d'amore. Dai Cremonini, canta sotto la pioggia, bagnatevi tutti. E stasera sei bellissima. Mamma mia. Chi è arrivato fino alla fine di questa inutile apparentemente partita? Trio, io, te e il porco. Quindi trio. Andiamo da lezione Giuseppe.